Si chiamava Josephine Suffolk, era una giovane mamma di 29 anni di età di Dover. In Inghilterra è morta giovanissima a questa età, dopo ben 9 mesi di diagnosi sbagliate. In buona sostanza, i medici le avrebbero detto che aveva problemi di tipo ormonale, in realtà aveva un cancro, precisamente un cancro alla cervice. I suoi disturbi erano legati a problemi ormonali, la malattia è diventata sempre più aggressiva fino a farla fuori. Lascia due bambini di soli 2 e 5 anni di età. La donna ha iniziato le perdite piuttosto considerevoli di sangue ovviamente anomalo. Si è rivolta ai medici, a lungo gli fu detto che era un problema di tipo ormonale, quando test specifici hanno mostrato un tumore che si trova ormai al quarto stadio. Per 5 volte si era recata all'ambulatorio, la risposta era sempre la medesima: niente di grave, la tranquillizzavano i medici. Quando ha prenotato la visita dello specialista, però, la diagnosi scioccante è arrivata: tumore alla cervice. Una massa troppo grande per poter intervenire a livello chirurgico, così si è fatto un po' di chemio, ma le condizioni erano purtroppo ormai deteriorate ed ecco che la malattia ha preso il sopravvento e l'ha uccisa, l'ha fatta fuori. Ovviamente rimane un vuoto incolmabile per i figli che non hanno più una madre, giovane e bella come questa, quindi posso solamente dire, Josephine Suffolk, riposi in pace. Amen.